L'Unione Europea ha ribadito il suo sostegno all'Ucraina, concordando con il paese un impegno per la sicurezza a lungo termine. La firma è avvenuta a Bruxelles, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accolto al Consiglio europeo. L'accordo non è un patto di difesa reciproca, ma formalizza l'impegno europeo nei confronti dell'Ucraina, proprio nel momento in cui sono cominciati i negoziati di adesione e il paese riceverà la prima tranche di aiuti militari finanziati dai proventi sui beni russi congelati nell'Unione. Zelensky sembra soddisfatto, ma chiede un'ulteriore accelerazione. It's very important for all of us, for all Ukraine, believe me. And of course, we have to work on next steps. You always say that we are too quick, but we need the urgent things. Air defense, that is one. And of course, all that packages, thanks to all the partners. What we had signed it or accepted, but we need them urgently on the battlefield. Zelensky specifica di non aver avuto finora alcun dialogo con la Russia, ma guarda già un secondo vertice di pace dopo quello di metà giugno in Svizzera. We have to find and to prepare this plan and to put this plan on the table during months. We don't have too much time because we have a lot of, a lot of wounded and dead people on the battlefield and through civilians. That's why we don't want to have this war during years. So that's why we want to prepare this joint plan, put it on the table. To the second summit, second peace summit. Prima di lasciare Bruxelles, il presidente ucraino ha firmato anche altri due accordi bilaterali sulla sicurezza con Estonia e Lituania e posato per una foto con tutti i leader dei paesi dell'Unione Europea.